Si spera sia questa la settimana nella quale il Pescara sceglierà i nomi che saranno i pilastri della ricostruzione, direttore sportivo e allenatore, figure chiave che il presidente Daniele Sebastiani deve ancora ufficializzare. Tra pochi giorni sarà trascorso un mese esatto dal verdetto ufficiale della retrocessione in Serie C e queste settimane sono state fitte di riflessioni e colloqui. C'è bisogno di arrivare alle prime fondamentali scelte perché poi bisognerà pensare all'organico e lavorare alacremente sui due fronti, quello delle uscite con una decina di contratti onerosi da gestire e quello delle entrate con una rosa da allestire quasi da zero. Se per l'incarico di direttore sportivo il favoritissimo, salvo colpi di scena clamorosi, resta Pietro Fusco, ex direttore sportivo di Spezia e San Benedettese, per la panchina il nome forte resta quello di Gaetano Auteri, sessantenne siracusano dal pedigree di tutto rispetto in Serie C. Tanto che sullo stesso Auteri anche un altro club prestigioso di terza serie ha messo gli occhi, il Palermo. Accanto ad Auteri sono spuntati in queste ultime ore anche altri nomi, quelli di Pasquale Padalino e Luciano Zauri. Padalino è reduce da una discreta stagione alla Juve Stabia, chiusa al quinto posto dopo un ottimo girone di ritorno, quindi una cocente eliminazione al secondo turno dei playoff con il Palermo. Padalino è in scadenza con le Vespe e non rinnoverà, un discreto profilo ma mai vittorioso in Serie C. Quello di Luciano Zauri, ora tecnico della primavera del Bologna, sarebbe un ritorno clamoroso, anche se la conferma di Memushai, annunciata dal club giorni fa, riproporrebbe uno scenario inopportuno per chi vuole lasciarsi alle spalle certe dinamiche. Sullo sfondo resta anche il nome di Paolo Montero, tecnico della Samb, che ha lavorato in questi anni con Fusco. Poi appunto bisognerà pensare alla rosa del prossimo anno. In caso di avvento di Auteri non è escluso che il tecnico siracusano possa chiedere di avere a Pescara Mirko Antenucci. Il bomber ha chiuso male il suo biennio a Bari, ma in C resta un giocatore capace di fare la differenza. La SPAL lo tenta per un possibile ritorno, ma vivendo a Giulianova Pescara potrebbe essere una opportunità a 37 anni di essere ancora protagonista avvicinandosi sensibilmente a casa. Altri profili accostati al Delfino sono quelli del difensore Tommaso Silvestri, che ha altri due anni di contratto con il Catania, e quello del trequartista italo-argentino Ruben Botta, in scadenza con la San Benedettese. Tutti profili interessanti, ma che è giusto vengano vagliati da chi li dovrà allenare, se si vorrà pianificare per tempo la prossima rosa.